quest'anno è in chiaro su TV8. Vediamo come sta andando. Facciamo quella cosa esilarante. Confermo che siete dei baleni. Questa sera vi voglio raccontare una storia tratta delle dipendenze, di alcolismo, tutto nella vita. Vi racconto la storia di un uomo vittima di mafia, Peppino Impastato. Domani ci saranno i funerali. Voi non andateci. E diciamo una volta per tutte che noi siciliani la macca la vogliamo. Volevamo raccontare l'amore che condividiamo ogni giorno l'uno con l'altro. Pensa che c'è gente ancora che ritiene queste cose contro natura. In Italia. Ma c'è gente. Ma però attenzione, lei fa l'attrice, fa la cantante, ma insomma voi non avete idea questa ragazza che cos'è in questo momento nello showbiz, è giusto come parla? Mondiale, direi. Mondiale? Idolo degli adolescenti. Senti, Fratto, come ci sei finita? E che effetto fa? Essere, totale? Come ci sono finita? Avendo sono alle spalle, insomma... Lo spiegheremo bene dopo, insomma, Violetta e tutto quello che ti ha portato. Esatto, no, sono rimpatriata in Italia dopo qualche anno appunto in Argentina e niente, mi è piovuto dal cielo, sono stata contattata da prima Antole Sky che evidentemente mi stavano spiando da dietro le quinte, da lontano, e quindi la cosa mi ha fatto ovviamente molto piacere. Quindi è la prima esperienza da conduttrice, yes, insomma, la tua. Primissima, sì. Ma posso fare una domanda su questo, sì, sulla prima conduzione? Visto che la conduzione di Got Talent è abbastanza anomala, il conduttore non entra e dice buonasera, benvenuti, esatto, sta un po' dietro le quinte tra retropalco e palco, è più facile fare la prima conduzione così o resta comunque una difficoltà avendo quei quattro mosti sacri dello spettacolo davanti? È più, il ruolo di conduzione è decisamente più facile perché è molto improvvisato, non è quel ruolo classico, sai, dove il presentatore sta, certo, sul palco, presenta il prossimo concorrente, tiene un po' le redini di tutto, tranne la finale dove sarà così. Però sì, io devo dire che all'inizio mi sentivo piccola, avevo una paura, perché insomma trovarsi all'improvviso davanti a, come hai detto tu, quattro mostri sacri come Bisoli, Tizzetto, Matano e Zilli, insomma... Io dicevo, chi sono io che non l'ho mai fatto, non so come si fa, come faccio a reggere il confronto con queste persone. Però sono, insomma, dopo questa fase di panico ho detto, no, è proprio il momento invece di iniziare ad imparare da loro, infatti io prendo appunti mentalmente sempre, da dietro le quinte. Ecco, vado invece, allargo lo studio, questo fatto di mettere insieme intrattenimento puro, come abbiamo visto, sì, però con tematiche invece importanti, insomma. Sì. Ecco, che effetto fa? Cioè, è oggi, è la televisione di oggi che mischia così le cose? No, c'è sempre stata, in effetti. È una cosa molto... È un ricorso... Vi ricordate di Gian Battista Vico? Delle tre cose della scienza. È uguale. Cioè, il varietà, se tu ci pensi di una volta, era fatto in questa maniera. Cioè, metteva insieme, senza avere delle regole precise, qualcosa che potesse, diciamo, accontentare un po' tutti. Quindi mettevano una cosa seria, poi un balletto, poi una canzone, poi arrivava il giocoliere, eccetera. Piano piano, con l'evoluzione
che è capitata. Diciamo che quelle che erano le attrazioni speciali sono finite, tornate nel circolo dove erano provenute. Le altre pian piano sono... È vero, questo è successo. Hai capito? Per cui c'è stata da voler dire a poi a oggi, c'è stata una bella evoluzione. E oggi è un po' un ritorno, Vichiano, secondo me, a quello che è cercare di fare un varietà che abbracci tutti, capito? Che allarghi molto la forbice. Ed è bellissimo. Perché ma quindi, per capirci... Questo è il grande show di Primo Serato, ormai è questo, cioè mostri sacri, grandi professionisti che fanno i giudici e diventa uno show. Una volta i mostri sacri facevano dei numeri, adesso fanno i giudici. Ma è una chiave molto interessante, carina, nuova, in cui tu metti queste cose e la porti un po' vicino ai tuoi tempi. Sentiamo dalla Motta come sta andando questo Italia's Got Talent di quest'anno. Sta andando bene, la media è un secco 7%, parliamo di 1.900.000 telespettatori, suddivisi naturalmente tra il canale in chiaro TV8, dove ottiene 1.200.000 telespettatori e il 4,7%, e il resto appartiene ai canali Sky. Devo dire che è un successo, questi numeri denotano sicuramente un successo. Ecco, però Mafucci, il cattivo non c'è, però di solito ci vuole il giudice un po' che spariglia, invece qui no, è vero, non c'è il cattivo, li abbiamo visti anche nel nostro montaggio, sono però io credo che sia veramente la rappresentazione perfetta del programma nazional popolare oggi, cioè non la trovo una cosa nuova, come ha detto Limiti. La trovo una cosa che ha qualche radice. Lo trovo proprio contemporanea. Io credo proprio che sia invece proprio lo spettacolo da prima serata per le famiglie. E quindi la figura del cattivo forse è una figura anche un po' tendenziosa, mettiamola così, e più per talent come X Factor, che ha un target molto più profilato. Ma volevo dire una cosa sulla Lagomello, che secondo me, se oggi Cattelan rappresenta in qualche modo un punto di riferimento per la nuova conduzione, secondo me lei, per quanto riguarda tutto il mondo femminile, forse già. Assolutamente è già sì. Quel punto lì. Secondo me sentiamo, sentiamo i nostri vedrete se mi sbaglio, profezia. Sentiamo la serialisti, Anna. Io trovo che il fil rouge di questo programma sia la comicità, e come è stato detto, non essendoci un cattivo non c'è nemmeno la polemica, che è assente da questo talent, cosa che invece è presente in molti altri talent. Nicolas Berandini, io ho una domanda per Lagomello. Prima si accennava ai suoi trascorsi in Argentina, dove ha spopolato con questa telenovela Violetta. Ecco, mi interessava sapere se lei si sente un po' l'erede di questo genere che da decenni ha un enorme successo in Sud America, un po' un erede 2.0 del genere telenovela. Beh, diciamo che Violetta è stato un esperimento, perché per quanto riguarda Disney Channel perlomeno non si era mai vista una telenovela riadattata ai ragazzini, quindi è stato un esperimento, il primo esperimento, ed è andato alla grande, e so che adesso Disney lo sta replicando di nuovo con il prossimo Violetta, che si chiamerà Soy Luna. Quindi beh, siamo stati un po' in un certo senso i pionieri di questo esperimento e lo portiamo alta la bandiera, sì. Ecco, adesso su Violetta poi io voglio tornare, però Simone. Io torno su Got Talent, secondo me troppe storie lacrimevoli, nel senso la coppia di ragazzi gay, il non vedente, il balbuziente, l'ex alcolista. Esatto, cioè il rischio è che un po' le esibizioni vengano dopate. Quindi sociale, contemporaneo vuol dire sempre storie... Sì, da talent show si passa a un pity show, uno show della pietà quasi. Bea. Io non sono d'accordo con Simone, perché secondo me Got Talent ha trovato la chiave giusta per raccontare certe esperienze. Penso ad esempio alla storia del pianista cieco, che raccontava la sua disabilità sorridendo... C'era anche un pianista cieco. Sì, e raccontava la propria disabilità sorridendo e scherzandoci sopra, quindi le emozioni non vengono più raccontate con un tono lacrimevole e triste, ma in un modo molto diverso. Andrea. Sì, parlando proprio di emozioni, io trovo che Italia's Got Talent abbia sì una confezione perfetta, però credo che proprio questa confezione lasci trasparire con fatica le emozioni, anche a causa di un abuso di sottofondi musicali che spezzano l'emozione del momento ed accelerano esageratamente il ritmo del programma, che non permette così all'emozione di bucare lo schermo e coinvolgere lo spettatore. E Giovanni che dice? Io notavo che l'anno scorso al posto della Comello c'era Vanessa Incontrada, che ormai parla un pubblico di trentenni. In giuria Bisio e Littizzetto, che potrebbero essere i genitori del pubblico di Italia's Got Talent, è finalmente un tentativo di svecchiamento del cast di questo programma. No, ecco, perché allora l'ho detto prima, no? Questa è stata evocata anche questa Violetta. Dunque, io lo so che chi non ha dei figli adolescenti non sa neanche cosa stiamo parlando, ma chi ha i figli adolescenti e preadolescenti sa benissimo cosa stiamo parlando. Non allora, ho potuto vedere il telegiornale per 4 anni per colpa di Violetta, che andava in onda alle
le lamentele tipiche dei genitori non si vede più il TG perché c'è Violetta, cioè, alle 8. Decidono gli adolescenti e i preadolescenti nelle case. Certo. Perché scelgono te, insomma. Vabbè. Allora, però, diamo un'occhiata, perché anche chi, appunto, avendo una certa età, non ha questa fortuna, vediamo un attimo. Rai Gulp, 19:50 tutti i giorni, vediamo Violetta. Ciao, un bel applauso! Peccato che non guarderà mai uno come me. Perché ne sei tanto sicuro? Perché lei è famosa. Perché hai detto di no a Marco? Infatti, perché? Non lo so, non capisco. Mi hai detto che sei stata benissimo, o non è così? Sono stata alla grande. Finché non mi ha chiesto di fidanzarci, allora mi sono bloccata. Comunque, Marco è fantastico. È bello, canta bene, è dolce, mi ha dedicato una canzone. E tu l'hai trattato malissimo. Sono una sciocca. In spagnolo, ho fatto una prova di doppiaggio perché ovviamente mi sarebbe piaciuto avere la mia voce anche in Italia, ma mi dicevano che avevo troppo accento argentino, che sembrava una straniera che parlava in italiano, perché ero da troppi mesi ormai lì, ormai avevo perso le mie origini italiane e quindi sì, mi umilia molto la cosa, ma non mi hanno fatto doppiare. Ecco, invece qui va spiegato qualcosa, perché quando abbiamo annunciato sul web, insomma, che ci sarebbe stata Lodovica, è successo di tutto e di più, Bernardini. Cioè, io ho visto che abbiamo in russo ancora sì, 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 dal Brasile, dalla Russia, dal Giappone. È successo che hanno ricevuto un sacco di retweet di mi piace. E c'è una ragione, Bernardini, perché lei magari non lo sa, però ha di fronte il personaggio televisivo italiano con più follower in assoluto. Veramente. Cioè, non c'è Fiorello che tenga, questa volta diamone i numeri. Perché lei ha su Facebook 3.059.000 fan, Fiorello ne ha 1.760.000, quasi la metà. Su Twitter 1.080.000 follower, Bernardini la invidia tantissimo, Fiorello 950.000, io anche un po', e Fiorello 953.000. Io ho fatto la profezia, poi vediamo. Vediamo tra un anno. Lei forse può avere dei nipotini a questo punto che seguono Violetta, perché lei sta entrando in quella fase. Hanno già il mito di Violetta, esiste già il mito di Violetta a 7-8 anni, però posso fare adesso invece del nonno anche l'analista. Certo. E qui c'è un elemento che è un elemento eterno, Limiti lo sa, che c'è, è vero che c'è telenovela, ma c'è musical. È la vecchia idea che viene dagli anni 30 addirittura, l'idea del mettere in scena lo spettacolo, la canzone. E quindi insomma. Ho capito. Allora, però voglio dire, se tu dovessi spiegare allora al pubblico a casa cosa fa la Violetta, è ancora chiaro, voglio dire, chi non segue cosa vuol che parli per me? Gli adolescenti di cosa si occupa? Non lo so, com'è lo spiegacelo. Devo raccontarti la trama. No, ma giusto per capire a casa. Allora, tu fai conto, telespettatore medio di Rai 3, che è un po' anzianotto, un po' colto, quindi questo tipo di cose non è che le veda con entusiasmo, no? Perché oggettivamente, insomma, poi o c'hai figli adolescenti o preadolescenti o niente, oppure nipoti. Quindi a lui come la diciamo? È una storia d'amore, di Rai 3, no? Diciamo che no, è la storia di questa ragazzina molto talentosa che ha perso la mamma, vive con il papà e si trasferisce, lei ha sempre vissuto in Spagna e torna dopo tanti anni nel suo paese d'origine che è l'Argentina, e, dove inizia a frequentare questa accademia con tutti i suoi amichetti, c'è il gruppo dei buoni e dei cattivi, studia musica, insomma diventa una vera star. Ha ragione, una telenovela questa che ci stai raccontando. Sì, perché poi ci sono tutti gli intrecci amorosi e la cattiva che le fa i dispetti. Tu sei buona o cattiva, tanto per Io sono la più buona di tutti. Ah, perfetto. Allora ti faccio vedere, siccome sei la più buona di tutti, giovedì c'è stato, caro Limiti, il debutto del nuovo Rischiatutto e ne parliamo fra poco. Però prima di occuparcene vogliamo percorrere e farti vedere
ridendo, come dire, in qualche modo, in modo scherzoso, la storia di tutto il quiz italiano, ma in 90 secondi. Guarda qui. Ma che meraviglia, eh. Qual è il genere televisivo con concorrenti, domande e montepremi che appassiona gli italiani da decenni? Il quiz? Risposta esatta! Il primo quiz della storia è Lascia o raddoppia del 1955, condotto da Michael Giorno. Allora, per favore, silenzio in sala, questa è la domanda da 2.560.000 lire. Autentico fenomeno di costume, dimostrò che gli italiani in cabina non combinano solo pasticci. Il grande successo popolare si ripeté nel 1970 con Rischia Tutto. Grazie, buonasera a tutti, amici spettatori. Benvenuti a un'altra puntata della Rischia Tutto. In cui nell'appassionante minuto finale il concorrente doveva sopravvivere a tutte le gaffe di Mike. Con tanti uccelli in circolazione, mi va a dire che cosa? Piccione, vede? Lei è una picciona. Negli anni Ottanta il quiz approdò nelle TV commerciali. Memorabili il gioco dei nove, con Sandra e Raimondo che si rifaceva al tris col filotto, e il pranzo servito di Corrado che si rifaceva al bis di filetto. Il gioco televisivo che più appassionò gli italiani fu quello di indovinare il numero di fagioli in un barattolo, in Pronto Raffaella. 2.500? Di più! Da allora la televisione ha capito che gli spettatori contano più di tutto il resto. Un successo mondiale ha avuto negli anni 2000 il format Chi vuole essere milionario, da cui hanno tratto un film ambientato in India con Danny Boyle alla regia e Jerry Scotti nei panni dell'India. Negli ultimi anni il quiz con L'eredità e Caduta libera, scossa, ha conquistato la fascia preserale. Eccitete Cioffe! In modo che lo spettatore può rischiare la risposta giusta e rischiare di bruciare la cena. Però spero, mi pare un riepilogo abbastanza esaustivo, no? Però ecco, lì c'è un cambiamento di fondo, cioè tu sei stato autore di Rischia Tutto, sì. No? E quello era un quiz che andava, faceva la prima serata, certo. Mentre ormai è, no, come abbiamo sentito, è la fascia preserale. Ma sì, è un cambiamento strutturale, perché nella allargato poi, no? Il discorso, voglio dire, andando avanti col tempo e producendo, avendo molte reti, una diversa dall'altra, che aveva bisogno di diversi programmi, è chiaro che molti hanno cercato di trovare poi da tutte le parti, ispirandosi alle varie nel mondo, a ecco, quelli che trovavano. E quella faccia preserale è la stessa in tutto il mondo, certo. Uno si ritrova in un albergo ovunque e c'è sempre un quiz che magari ha già visto in Italia. È ovvio, quindi funzionava benissimo questo tipo di discorso. Però la prima serata non c'è più. La prima serata non c'è più perché sta tornando adesso ne parliamo. All'epoca in cui ci fu il Rischia Tutto, erano già diversi anni che non c'erano più quiz alla televisione, non funzionavano. Ah. E Buongiorno era stato un po', diciamo, messo da parte per un po' di tempo. Poi cominciamo appunto nel 70 con la nuova. Simonelli, da storico della televisione, cosa vuol dire appunto il quiz? Vuol dire... E poi è così cambiato, insomma, che ormai è fascia preserale e non più prima serata. Alle origini vuol dire la televisione, è il primo grande spettacolo televisivo. Lei pensi che negli Stati Uniti, cioè quello che è l'antesignale della Lascia Raddoppia, Lascia Raddoppia, quello che poi in Francia sarà Qui Tout Double, che è al centro proprio della storia della televisione americana, perché lì c'è il grande scandalo, quello raccontato poi da un film, il Quiz Show, perché... lo sponsor, insomma, favoriva, voleva che andasse avanti un concorrente piuttosto che un altro. E lì nacque poi tutta l'eliminazione degli sponsor. Quindi la storia della televisione fu condizionata fortissimamente dai quiz, dal loro successo, Pensi che in Italia, prima di Lascia Raddoppia, ci fu un quiz, 200 al secondo, che fu annullato e finì in Parlamento, in interrogazione parlamentare, perché i concorrenti che rispondevano in maniera sbagliata alla domanda, venivano sottoposti a delle penitenze. E questo sembrava antieducativo. Fu il primo scandalo della televisione italiana. E questo è sempre stato al centro. Poi ovviamente Lascia Raddoppia, poi non dimentichiamo, perché nella ricostruzione della storia del quiz si tiene sempre un po' troppo da parte un altro fenomeno, il musichiere, che fu l'altro quiz che fondò la televisione italiana. Ecco. Sì, bisogna dire che però dopo gli scandali ci fu una cosa molto bella. Per un certo periodo crearono dei programmi a quiz per cui c'erano
un gruppo di persone molto colte, preparate, eccetera, e il pubblico da casa poteva mandare la domanda, dovevano rispondere entro un determinato tempo, e se perdevano vinceva quello che aveva mandato la domanda. Quindi si rovesciato carino, il gioco. Rovesciato, e questo era per... Sì, Comello, ma per la tua generazione c'è un quiz di riferimento, secondo te? Ma io direi il milionario, che è quello... Ma comunque nella... forse la mia lunga vita... No, ne ho visti tanti. Visto, certo. No, mi sono appassionata un sacco di... Beh, il milionario direi che è quello numero uno, insomma, un quiz cult, ma non solo per l'Italia, penso, ma certo, anche per... l'hai visto in giro per il mondo. In giro per il mondo, cioè, abbiamo visto che hanno fatto il film, eccetera. Però mi ricordo di Passaparola, la ruota della fortuna, quando ero piccolissima, lo vedevo assieme ai miei nonni, quindi insomma... Allora, abbiamo già accennato al ritorno di Rischiatutto, no? Andiamo a vedere com'è andata la prima puntata, quella di giovedì. Eccolo qua! Buonasera a tutti, buonasera, grazie, è un sogno per me, è un sogno che si avvera. Mi sono dimenticato, siamo ancora in bianco e nero, ho sbagliato, in realtà Rischiatutto, noi lo vedevamo in bianco e nero ma era a colori, questo era lo studio di Rischiatutto. Eccolo qua, il signor No, Ludovico Peregrini, grazie, Matilde Giovi. Fabio De Luigi. Vincenzo